Decreto salva casa e pratiche di recupero dei sottotetti. Come sapete, il decreto salva casa, l'ho detto tante volte, ha introdotto grosse novità, grossi cambiamenti al testo unico dell'edilizia. Uno degli aspetti che sono stati toccati in maniera diciamo più incisiva e di cui si parla pochissimo è di come il decreto salva casa ha introdotto delle semplificazioni notevoli, delle deroghe in materia di recupero di sottotetti. Questo consente in alcuni casi di poter attuare le pratiche di recupero sottotetti, pratiche che prima, basandosi sulla disciplina ante salva casa, non erano possibili. Per cui, se vi trovate nella condizione in cui vorreste presentare una pratica di recupero sottotetto e magari vi eravate informati prima del decreto salva casa e non potevate farla perché non c'erano le sufficienti condizioni, le condizioni necessarie per attuare appunto il recupero sottotetto, ora potreste riuscirci grazie alle novità introdotte. Di cosa si tratta? L'argomento è particolarmente interessante ed importante, per cui ho deciso di pubblicarne un video molto breve in merito. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere da oltre 10 anni, lavoro nel settore immobiliare dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online, nel link in descrizione troverai tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, che cos'è una pratica di recupero sottotetto? Il recupero sottotetto è sostanzialmente una procedura con la quale viene attuato, si potrebbe dire, un vero e proprio cambio di destinazione d'uso di un ambiente appunto sottotetto, posto sotto il tetto delle abitazioni. Spesso potrebbe essere, diciamo, un ambiente utilizzato come una cantina, una soffitta, piuttosto che un vano tecnico. E tramite questa pratica di recupero sottotetto lo si converte ad uso abitativo, quindi sostanzialmente si trasforma un locale di deposito o un vano tecnico in un vero e proprio appartamento. Questa è stata praticamente, si è cercato negli anni di favorire queste pratiche di recupero sottotetto per cercare di limitare diciamo, le nuove costruzioni, cioè sostanzialmente soprattutto nelle grandi città si è detto diamo la possibilità di poter recuperare questi ambienti in modo da creare delle abitazioni senza che vengano costruiti dei nuovi volumi, senza che vengano edificate nuovi immobili, nuovi appartamenti, quindi per limitare l'impatto sulle città. Quindi diminuire sostanzialmente il costruito nelle città. Ora, chiaramente, per poter però convertire un immobile, per poter convertire un sottotetto in abitazione, bisogna rispettare delle normative, delle specifiche ben precise, perché poi su quell'immobile bisognerà ottenere anche l'agibilità. Ora, ovviamente, salvo il fatto che per poter attuare un recupero sottotetto anche oggi bisogna rispettare quelle che sono diciamo, le normative imposte a livello regionale e le norme tecniche di attuazione, il decreto salva casa ha introdotto delle deroghe molto molto importanti che possono quindi favorire, che possono consentire di eseguire una pratica di recupero sottotetto che prima non lo era. Questo per esempio grazie alle deroghe introdotte in materia di distanza tra gli edifici, distanza tra i fabbricati. Infatti, diciamo, il decreto salva casa sostanzialmente, in parole povere, che cosa dice? Dice che si possono recuperare, si può presentare una pratica sottotetto, quindi praticamente convertire un ambiente che era un vano tecnico, appunto una soffitta, un locale deposito, convertirlo in abitazione anche se non vengono rispettate le distanze minime tra gli edifici, a patto che però siano soddisfatte tre condizioni molto importanti. La prima, l'area del sottotetto, per cui si deve fare la conversione, non deve aver subito delle modifiche né nella forma né nella superficie, delimitata dalle sue pareti perimetrali. Secondo, devono essere rispettati i limiti di distanza tra i fabbricati vigenti all'epoca di realizzazione dell'edificio. E poi deve essere rispettata quella che è l'altezza massima dell'edificio consentita dal titolo che è stato ottenuto per la costruzione di quel fabbricato. Quindi sostanzialmente diciamo, il decreto salva casa dice, fatto salvo che devono essere rispettate le condizioni imposte dai regolamenti regionali, e qui ogni regione regolamenta in maniera abbastanza autonoma, si può presentare una pratica di recupero sottotetto, quindi
sostanzialmente convertire un locale tecnico o un vano cantina in abitazione, anche se non vengono rispettate le distanze minime tra gli edifici, e questo accadeva molto spesso non potevano essere eseguite queste pratiche di recupero sottotetto, soprattutto nelle grandi città, perché non venivano rispettate le distanze minime, a patto che vengano verificate queste tre condizioni, e cioè che quindi l'area del sottotetto non deve avere subito delle variazioni in forma e superficie delimitata dalle pareti perimetrali, devono essere rispettati i limiti di distanza tra i fabbricati vigenti all'epoca in cui è stato costruito il fabbricato, e non deve essere aumentata quella che è l'altezza massima che il titolo edilizio dava, che consentiva nel momento in cui è stato costruito il fabbricato. Quindi questo è molto molto importante, si tratta di una deroga molto interessante che consentirà in molti casi in cui prima non era previsto effettuare una pratica di recupero sottotetto, adesso si potrà fare. Per cui se siete interessati o vi eravate informati magari qualche tempo fa sulla possibilità di effettuare un recupero sottotetto e vi era stato risposto di no perché non venivano rispettate le distanze minime, ora potreste essere nelle condizioni tali per cui potete presentare questa pratica. Per cui se avete intenzione di fare questa, diciamo, presentare questa pratica sottotetto o di usufruire di questa opportunità, magari informatevi da un tecnico di fiducia competente di zona. Questo è quanto, se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Iscriviti al canale, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Nel frattempo ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Ciao, al prossimo video!